Allora, di Platone, come sapete, abbiamo un certo numero di dialoghi, 36, qualcuno forse spurio, ma insomma, e ci è rimasta una produzione vastissima, ma di questo abbiamo già detto quando abbiamo introdotto Socrate, no, se vi ricordate. Abbiamo anche un certo numero di lettere scritte di proprio pugno, insomma, in particolare la lettera settima, che fino a qualche tempo fa si riteneva non fosse di Platone, fosse una lettera spuria anch'essa, in realtà, diciamo, di recente è stato accertato che la lettera è stata scritta da Platone. È stata scritta da Platone ai suoi corrispondenti, ai suoi familiari, dunque è un ottimo spunto di tipo autobiografico, quindi a noi serve per ricostruire la vita di Platone, l'ispirazione fondamentale di Platone, perché un conto sono le opere, i dialoghi, capite anche che l'approccio non è quello manualistico, non è che Platone ha scritto dei manuali con la sua filosofia, tra virgolette, esposta in maniera sistematica, compiuta, per cui io vado a leggere e ho una mappa concettuale, uno schema chiaro e distinto, anche mi rendo conto che dal punto di vista dello studente o di chi vuole avere, diciamo, una visione tutto sommato complessiva del pensiero di Platone sia necessario o sia buono e giusto avere questi schemi, ma sul libro ce ne sono parecchi di schemi, di mappe concettuali. Dal punto di vista di chi studia la filosofia, la storia della filosofia antica, in realtà i testi sono una serie di dialoghi, alcuni sono anche difficili esattamente da datare, in alcuni dialoghi ci sono delle tesi che rimangono, per così dire, non dimostrate, incompiute. I primi dialoghi di Platone si chiamano appunto dialoghi aporetici perché ci si interroga su un determinato argomento, per esempio Eutifrone, su che cosa sia la santità, ma poi alla fine della discussione, del dialogo tra Socrate e il suo interlocutore, non si giunge ad una conclusione definita. Ma questo lo avete anche sperimentato in prima persona attraverso il dialogo socratico, cioè quando facciamo il dialogo socratico raramente, anzi mai, si giunge ad una definizione che poi non possa essere riaperta, rimessa in discussione e così via. Quindi ci può stare. Quindi ci sono i dialoghi della giovinezza di Platone, i dialoghi, tra cui l'Apologia di Socrate, che sarà scritta qualche anno dopo il processo e la morte di Socrate, i dialoghi della maturità e i dialoghi della vecchiaia, poi di questo parleremo. Ma ecco, oggi ci interessa cercare di capire invece la vita di Platone, quindi il modo in cui lui si rapporta con la filosofia, cioè che posto ha la filosofia all'interno della biografia di Platone, come nasce Platone, chi diavolo è Platone e perché si mette a fare filosofia. Tra parentesi, Platone non è uno qualunque, è quello che ha inventato la filosofia. Cioè, se noi abbiamo una certa idea di filosofia, che poi si è evoluta nel corso dei secoli, è perché questa idea di filosofia l'ha inventata Platone. E anche il termine filosofia, come sapete, no, in qualche maniera lo definisce, non che sia il primo ad utilizzarlo in assoluto, ma lo definisce Platone nel simposio, no? In quel dialogo, in quella parte in cui si parla di Eros, no? Vi ricordate, ne abbiamo parlato tante volte. E allora, come vede il mondo Platone? Che poi il modo in cui vede il mondo Platone è anche testimonianza di come, non dico lo vedessero tutti i greci, ma grosso modo è così. I greci sono fondamentalmente, Platone per primo ce ne dà testimonianza, sono fondamentalmente animali politici, a differenza di noi che invece siamo diventati animali decisamente impolitici. E come sapete il termine politico, politica, viene da polis. Allora, se parliamo di politica, parliamo degli affari della polis, quindi di quel tipo di comunità, storicamente data, evidentemente, in cui il cittadino, polites, cittadino viene da un etimo latino, no? Civitas. Quindi dicevo, politica è assolutamente fondamentale nella visione dell'uomo greco, che è in primo luogo un polites. E anche il concetto di diritto, per esempio, di diritti personali, che noi oggi, noi moderni, abbiamo svincolato anche dal concetto di cittadinanza entro certi limiti, cioè esistono dei diritti umani,
che le persone hanno in quanto esseri umani. Ecco, per il greco questo è difficilmente concepibile, anzi non è concepibile, cioè i diritti sono sempre collegati alla cittadinanza, tant'è vero che peggio della morte per un greco c'è l'esilio. Se tu vieni esiliato perdi ogni personalità giuridica, ma perdi anche il tuo posto nel mondo, tanto vale darsi la morte, anche se questa è una considerazione che fa Socrate nell'Apologia in un certo senso, no? Si fa due conti e dice, beh, giunto alla mia età, forse è meglio affrontare la morte piuttosto che affrontare l'esilio, sarebbe assolutamente peggio, oltre a essere disonorevole, insomma, a non concludere quella che era stata la sua missione, no? La sua missione filosofica. E Platone, giovane, Platone, quando Socrate viene processato, ha tra i 27 e i 28 anni, quindi è già un uomo adulto, maturo per quel tempo, però decisamente giovane. Socrate muore che ne ha 70. Ecco. E Platone era nato nel 427, quindi lui ha vissuto in epoca adolescenziale, si è trovato a avere a che fare con le ultime propaggini della guerra del Peloponneso, no? Ed è uno di buona famiglia, anzi di buonissima famiglia, una famiglia aristocratica che tra i suoi antenati annovera anche un antico re di Atene, quindi voglio dire non è un personaggio di poco conto, ecco, è un nobile, e ragiona da nobile, da aristocratico, e a maggior ragione in quanto nobile aristocratico la sua vocazione iniziale è la politica, cioè tu nasci per la politica, tu nasci per la comunità, per occuparti degli affari della polis. E infatti dice questo: quando ero giovane io ebbi un'esperienza simile a quella di molti altri. Pensavo di dedicarmi alla vita politica, guarda un po', non appena fossi divenuto padrone di me stesso. Divenuto padrone di me stesso significa una volta raggiunta la maggiore età, quindi divenuto a tutti gli effetti un polites, un cittadino. Or mi avvenne che questo capitasse allora alla città. Il governo, attaccato da molti, passò in altre mani e 51 cittadini divennero i reggitori dello Stato. 11 furono posti a capo del centro urbano, 10 a capo del Pireo, tutti con l'incarico di sovrintendere al mercato e di occuparsi dell'amministrazione. E sopra costoro 30 magistrati con pieni poteri. Sono i famosi 30 tiranni. Quindi il governo è allargato, c'erano 51 magistrati, sopra questi 51 magistrati che si occupavano delle varie zone amministrative di Atene ci stanno i famosi 30 tiranni. E Atene ha perso la guerra del Peloponneso, gli Spartani hanno conquistato Atene e hanno imposto un governo aristocratico, un governo diciamo filo-spartano. Per i greci la maggiore età, l'età adulta per un uomo, era al termine della cosiddetta efebia, e questo passaggio, che è fisiologico, biologico, segna anche il passaggio dalla minore età alla maggiore età, d'accordo? Cioè sei pienamente uomo e a quel punto, mi sa che per i greci e per gli ateniesi era 20 anni addirittura, non 18, era dopo, 21, quando diventavi pienamente uomo a tutti gli effetti e quindi esercitavi la cittadinanza. E un altro collegamento era con la guerra, cioè tu diventavi pienamente cittadino, esercitavi tutti i diritti e i doveri della cittadinanza quando diventavi un oplita, cioè quando eri in grado di vestire le armi e di combattere nella falange. La cittadinanza era associata era una cosa ovviamente che riguardava soltanto gli uomini, non le donne non godevano di cittadinanza, comunque non partecipavano attivamente alla vita politica. Avevano diritti al limite passivi, questo lo sapete. Gli uomini sono cittadini, quando raggiungono la maturità, nella misura in cui sono il popolo in armi, cioè non danno soltanto un contributo alla vita politica, ma danno anche un contributo alla difesa della città. Quindi sono cittadini in quanto soldati e soldati in quanto cittadini, mettiamola in questi termini. Comunque mi ricordo che all'epoca si stabilì questo regime dei 30 tiranni. Tra costoro, cioè tra i 30 tiranni,
vi erano alcuni miei familiari e conoscenti, presi dall'aristocrazia ateniese. Gli Spartani erano messi lì apposta perché erano del partito aristocratico, quindi del partito antidemocratico, perché poi sarà il regime democratico che subentrerà successivamente a condannare a morte Socrate. Che subito questi familiari mi invitarono a prendere parte alla vita pubblica, come ad attività degna di me. Quindi ci sono questi suoi parenti, zii, cugini e così via, che gli dicono immediatamente: dai, Platone, mettiti in gioco, ci aspettiamo da te. Io credevo veramente, e non c'è niente di strano, giovane come ero, giovane e ingenuo in un certo senso, che avrebbero purificata la città dall'ingiustizia, rendendola a un viver giusto. E perciò stavo ad osservare attentamente che cosa avrebbero fatto. Quindi lui è giovane e si illude, ecco, con il senno del poi, che vabbè, mo ci stanno queste persone qui, questi miei parenti, che però sono anche persone in gamba, sagge, sapienti, sanno il fatto loro, beh, sistemeranno le cose in Atene, che poi è una pia illusione o un pio desiderio, una pia speranza che coltiviamo tutti quanti. Ieri come oggi vorremmo tutti quanti che la politica, no? Ci aspetteremmo che la politica sistemasse i guai delle persone, ci consentisse di vivere in un mondo pacifico, pulito, a dimensione d'uomo, eccetera, eccetera. Mi accorsi così che in poco tempo fecero apparire oro il governo precedente. Tra l'altro, un giorno mandarono insieme ad alcuni altri Socrate, un mio amico più vecchio di me, molto più vecchio di me, insomma, un uomo che io non esito a dire il più giusto del suo tempo, ad arrestare un cittadino per farlo morire, cercando in questo modo di farlo loro complice, volesse o no. Ma egli non obbedì, preferendo correre qualunque rischio che farsi complice di empi misfatti. Quindi lui si dichiara amico di Socrate, questa è una testimonianza autobiografica, quindi c'è un rapporto personale molto vivo tra lui e Socrate. E allora i 30 cercarono di rendere Socrate complice del loro regime, ma Socrate è in un certo senso incorruttibile, mandandolo a prelevare tale Leonzio di Salamina per portarlo in giudizio per essere condannato a morte. È un nemico del regime, non c'è in Atene una vera e propria polizia, sono gli stessi cittadini che vengono incaricati dalle magistrature di eseguire compiti, i più svariati compiti, tra cui quello di andare a casa a prelevare, a notificare a Tizio piuttosto che a Caio di doversi recare in tribunale per essere processato, eccetera, eccetera. Quindi Socrate a questo punto diventa, come dire, il braccio armato, sarebbe diventato il braccio armato del regime. Lui non condivide le scelte del regime, tantomeno condivide il fatto di dover prelevare una persona e portarla in tribunale per farla morire ingiustamente, dunque si rifiuta di collaborare. Il rifiuto di collaborare non è un gesto che passa inosservato e nemmeno impunito, nel senso che lui sarebbe stato prelevato da altre persone, processato a sua volta e magari mandato a morte, o severamente punito perché si era rifiutato di obbedire agli ordini del regime. Tuttavia il regime crolla, cade, prima che Socrate venga sottoposto a giudizio. Ma questo lui lo dice perché Socrate, tra parentesi, che viene poi condannato dal Partito Democratico, si era rifiutato di obbedire agli ordini del regime che c'era prima. Quindi non aveva collaborato né con gli uni né con gli altri, perché, come sapete, la sua non è una missione politica nel senso neanche platonico del termine, cioè lui non si occupa direttamente di politica in termini istituzionali. Il suo contributo alla politica, cioè alla vita della polis, alla vita della città, è un contributo filosofico, è la sua missione, quella che gli comanda il daimon,
a sua volta, come dire, mobilitato, imboccato dalla profezia, no? Dal comando ricevuto da Apollo a Delfi. Quella è la sua missione, che è una missione, per così dire, politico-religiosa. La sua missione è politico-religiosa ed è pedagogica. Mi occupo, mi prendo cura dei cittadini, dell'anima dei cittadini, delle intelligenze dei cittadini. Ma non mi occupo di gestire il potere. Cioè, uno può anche fare politica senza occuparsi direttamente di gestire il potere, o senza ricoprire necessariamente una carica in cui devi manovrare potere, denaro, eccetera, eccetera, che ti porta spesso e volentieri alla corruzione. Ecco. Platone invece crede ancora, è giovinetto, crede ancora alla possibilità che le istituzioni cambino con le persone giuste, che siano in grado effettivamente di cambiare la vita di tutti. Quindi si attribuisce un ruolo diverso rispetto a quello di Socrate. Poi alla fine farà la stessa cosa che aveva fatto Socrate, cioè fonderà una sua scuola e si metterà a fare l'insegnante, prendendosi cura delle anime dei suoi allievi sulla tradizione, sul solco socratico. Ma ancora è giovane e pensa che chissà. Magari se mi metto in politica, mi candido come rappresentante degli studenti, poi come assessore a Bracciano, poi un domani, chi lo sa, anche alla Regione Lazio e poi in Parlamento con questo o quel partito e così via. Io allora, vedendo tutto questo e ancora altri simili gravi misfatti, fui preso da sdegno e mi ritrassi dai mali di quel tempo. Quindi lui rimane profondamente deluso, sdegnato, tra l'altro anche per affari familiari. Crizia, uno dei 30 tiranni, è un suo parente diretto, quindi come dire, uno zio. Questi hanno le mani sporche di sangue, quindi lui si ritira proprio. Poco dopo cadde il governo dei 30 tiranni e fu abbattuto quel regime. E di nuovo mi prese, sia pure meno intenso, perché ha già subito una delusione piuttosto cocente, il desiderio di dedicarmi alla vita politica. Vabbè, dai, la prima volta mi ha detto male, e chissà, Gaia, la seconda volta invece non mi dica bene. La speranza è l'ultima a morire. Anche allora, in quello sconvolgimento, accaddero molte cose da affliggersene, come è naturale. Ma non c'è da meravigliarsi che in una rivoluzione le vendette fossero maggiori. Ritorna il Partito Democratico, rientra ad Atene, scaccia la guarnigione spartana e come accadeva nella Firenze del 300, quando entrano i ghibellini escono i guelfi, quando entrano i guelfi escono i ghibellini e che cosa accade? Accade che quelle famiglie che avevano sostenuto il partito avverso, che avevano conquistato il potere nella città, vengano esiliate da quelli che subentrano, no? Alcuni vengono ammazzati, altri vengono esiliati, gli vengono sequestrati i beni. Ecco, succede esattamente la stessa cosa. Quindi lui dice: beh, è anche abbastanza naturale, abbastanza comprensibile, quindi non gliene faccio una colpa a priori. È comprensibile che quelli del Partito Democratico si siano messi a fare delle epurazioni. Poi oggettivamente alcuni dei membri dei 30 tiranni, di chi aveva partecipato a quel regime, aveva le mani sporche di sangue, si era macchiato comunque di crimini piuttosto efferati. Quindi va bene, ci sto. Tuttavia, bisogna riconoscere che gli uomini allora ritornati furono pieni di moderazione, quindi lui rispetta i leader del Partito Democratico, i quali tutto sommato avrebbero potuto fare molto di peggio. Quindi si dimostrano tutto sommato moderati. Se non che accadde poi che alcuni potenti intentarono un processo a quel mio amico, a Socrate, accusandolo di un delitto nefandissimo, il più alieno dall'animo suo. Cioè, si dimostrano moderati con quelli che erano stati oggettivamente dei tiranni e se la prendono con Socrate, il quale si era rifiutato di collaborare con i tiranni. Tra parentesi, lo accusano di qualcosa, di un delitto totalmente alieno dall'animo suo, proprio il contrario di quello che era Socrate. Ovvero, lo accusano di empietà e lo condannano e lo uccidono. Di empietà, empietà a Socrate.
Impietà è il delitto più grave, no? Tradotto, asebeia, cioè il mancato rispetto per le divinità che tutelano Atene, e quindi il tradire quelli che sono i principi politico-morali fondanti della città è terribile, è il delitto peggiore che. Ma il paragone tra il processo di Socrate e quello a Cristo è stato fatto a più riprese, e non adesso, secoli or sono. Vi citavo, no? Quell'Erasmo da Rotterdam, diciamo, opera nel primo Cinquecento, un grande umanista che se ne esce con la formula Sancte Socrate ora pro nobis. Quindi sì, il processo a Socrate, il processo a Cristo, il processo a Giordano Bruno sono personaggi molto diversi, epoche molto diverse, dunque il paragone regge fino a un certo punto, però indubbiamente ci sono dei tratti comuni. Il tratto comune fondamentale qual è? Che questi personaggi, che sono comunque dei sapienti, nel caso di Gesù, ovviamente c'è anche l'aspetto religioso, l'essere figlio di Dio per i credenti, quindi rispettiamo in primo luogo, no? La visione di ciascuno di noi. Ecco. Comunque, tutti e tre i personaggi, se li consideriamo sul lato umano, sono personaggi che hanno sfidato l'autorità costituita, nel senso che hanno sfidato il pensiero corrente legato al potere del loro tempo, o hanno sfidato le autorità ateniesi, o hanno sfidato il Sinedrio, e quindi la religione costituita, nel caso di Cristo, no? Perché a condannarlo a morte, poi la sentenza viene fatta eseguire dai romani, ma di fatto a condannarlo a morte è il Gotha, diciamo, la suprema autorità religiosa di Israele, d'accordo? E lo stesso Giordano Bruno che viene processato dall'Inquisizione. E il delitto è sempre lo stesso, cioè quello di andare contro il pensiero corrente declinato in senso religioso. Ma questo già lo sapete, lo avete capito, perché ne abbiamo parlato tante volte in storia, il pensiero religioso, da che mondo è mondo potremmo dire, e anche oggi tutto sommato affianca, supporta il pensiero politico. Il pensiero, l'esercizio del potere è basato sulla religione, perché la religione ha, come dire, il potere di fascinare, sedurre, legare a sé, convincere i più, le masse, quindi ciascuno di noi, diventa soggetto al potere e più facilmente manipolabile nella misura in cui nella sua mente, sin dalla più tenera età, si installano dei principi guida che sono basati su due emozioni di fondo, come insegna Spinoza, questo grande filosofo seicentesco, che sono speranza e timore. Ed è sempre stato così, speranza e timore. Quindi nei confronti della divinità, che sia Atena, che sia Yahweh, che sia il Dio cristiano, che sia Allah, quello che vi pare a voi, nei confronti della divinità, gli esseri umani alternano la speranza della salvezza o di ricevere un beneficio e il timore della dannazione o di ricevere una condanna. Lo stesso atteggiamento dirà Freud, molti secoli dopo, che ciascuno di noi ha nei confronti dell'autorità paterna, del padre. Infatti Dio è padre e il padre è amato da un certo punto di vista, perché il padre è quello che ti dà nutrimento, ti dà protezione, però il padre è anche quello che ti fa rispettare la disciplina, che ti punisce, che ha la mano pesante, per così dire. Quindi il rapporto con il padre è sempre un rapporto ambivalente. Bene, un buon padre in teoria è un personaggio più o meno equilibrato, che sa essere severo al momento giusto, dicendoti di no e imponendo delle regole, e nello stesso tempo sa anche essere affettuoso, tenero e così via. È un mix piuttosto raro, no? Perché è difficile per ciascun essere umano riuscire ad essere perfettamente equilibrato. Poi oggi i padri ormai non vanno più di moda, proprio l'idea dei padri, del padre, che credo che sia stata decisamente compromessa, ma insomma questo è un altro discorso. Allora,
l'autorità è l'autorità paterna. L'autorità paterna si esprime in senso politico attraverso la religione, e quindi più guardano all'autorità religiosa, in genere c'è una casta, che può essere di preti, di sacerdoti, sin dal tempo dell'Antico Egitto, ad Atene no, in realtà, neanche a Roma, cioè ci sono dei sacerdoti, ma si tratta quasi di una religione di Stato, è praticamente una religione di Stato, come lo shintoismo in Giappone, per capirci, cioè non c'è chiesa e Stato, come siamo abituati noi a pensare, no? La chiesa è la chiesa, ha le sue istituzioni, i suoi meccanismi, e lo Stato è lo Stato, siamo abituati a tenerle separate le due cose. In Atene invece sono la stessa cosa, e quindi la morale religiosa pubblica è allo stesso tempo il fondamento dell'autorità politica, quella su cui si basa il potere, e si basa il potere perché controlla le menti dei più, controlla le menti perché tutti credono a quello, devono credere a quello. Va bene? Se io metto in discussione quelli che sono i principi cardine di questa o di quella visione religiosa, metto in discussione lo stesso potere. E quindi il potere, se divento troppo pericoloso, agisce contro di me. Questo era vero ieri. È vero anche oggi, anche se oggi il potere funziona in una maniera diversa, forse per alcuni versi un po' più subdola, perché ci sono degli elementi religiosi oggi, ma non sono quelli che immaginate voi. No, sono altre religioni, la religione del mercato, la religione della tecnica, la religione dell'economia, ed è questa che noi non possiamo sfidare, non dobbiamo sfidare, non siamo nemmeno più in grado di sfidare in un certo senso, mentre siamo liberi di dire anche tutta una serie di stupidaggini su questo o quell'argomento. Provate a sfilarvi dal vostro status di consumatori, provate a sfilarvi da quello che è il pensiero comune, provate a spegnere la televisione, a non vedere Sanremo, se lo fa uno non succede nulla, se lo fanno mille non succede nulla, se lo fanno 40 milioni di italiani potrebbe succedere qualcosa, ecco, ma mi spiego, ma insomma, chiusa la parentesi. Allora, Socrate è accusato di aver sfidato quelle che sono le autorità politico, religiose, su cui si basa il pensiero comune, il pensiero corrente, su cui si basa la stabilità del regime. E perché le ha sfidate? In che senso le ha sfidate? Le ha sfidate facendo filosofia. Perché il filosofo alla Socrate, alla Giordano Bruno, eccetera, eccetera, sfida l'autorità? Lo fa apposta perché è un impenitente, qual è il suo problema? È un anarchico, qual è il suo problema? Il suo problema è semplicemente porre delle domande che finiscono tutte quante, o che hanno tutte quante alla fine il punto interrogativo, chiedere perché. E guardate che questa è una sfida terribile e ha molto a che vedere con le modalità di trasmissione della cultura che erano presenti nella Grecia arcaica e che continuano a essere presenti nella Grecia classica. Vi ricordate come funzionava la paideia? Funzionava che bisognava imparare a memoria Omero, ed Esiodo e Solone, imparare a memoria, ripetere. Quindi la persona dotta, saggia, sapiente, quella che parlava in pubblico, e quindi il retore, quindi il poeta e così via, è quello che ti ripete in maniera acritica. Tu ripeti delle cose perché le hai lette, più che le hai lette, vige la tradizione orale ancora, quindi le hai sentite dire fino alla nausea, alla fine le hai imparate a memoria e nelle situazioni più disparate, ma anche nella vita di tutti i giorni, le ripeti in maniera acritica, e così e basta, in maniera dogmatica per così dire, diventa per l'appunto una sorta di articolo di fede. In quell'occasione Achille ha fatto questo, se l'ha fatto Achille, viva Dio, è giusto, buono e giusto che lo faccia anche io, o che le cose funzionino in questa maniera. Provate a chiedervi perché, ed è esattamente quello che fanno questi rompiballe, che sono i sofisti, in primis, che lo fanno anche
per professione, che lo stesso Socrate dice, vabbè, d'accordo, tu dici questo, io sono molto contento che tu dica questo e ti sto a sentire, ma perché lo dici? Perché sostieni questa benedetta? Dove l'hai, oggi diremo, dove l'hai letto? Dove l'hai sentito? Ma tu che idea ti sei fatto di questo? Perché se tu mi sai argomentare, mi sai rendere conto del motivo per cui oggettivamente credi a quella cosa, sei liberissimo di credere che Omero abbia detto la verità, a parte che Omero, o chi per lui, ha raccontato una storia, ma in quella storia ci sono molti spunti etici, politici, di come si sta al mondo, per così dire. Va bene, sicuramente è un dotto, ne dobbiamo prendere atto e dobbiamo tenerlo in considerazione. Ma tu che ne pensi? Come ti stai, come stai applicando quella regola di vita? La stai applicando in quella maniera perché ti sei convinto che le cose stanno effettivamente così? E come te ne sei convinto? Che ragionamenti hai fatto? Che esperienza hai fatto? Ha funzionato? Non ha funzionato? Che se ripeti a pappagallo sempre la stessa cosa, dimostri di essere soggetto, cioè non essere tu in primis il soggetto pensante, non sei responsabile, non sei veramente libero. Sei etero diretto. È la stessa maniera allegra, in termini pedagogici, per cui il rapporto con la materia, con l'insegnante, quando l'insegnante ancora aveva una certa autorità, oggi figuriamoci, ma insomma ancora potrebbe valere per alcuni di voi, quando quel rapporto lì è un rapporto acritico. Io ti dico delle cose, tu queste cose te le impari, me le ripeti e io, in cambio del fatto che tu le hai ripetute in maniera più o meno pedissequa rispetto a come te le dico io, poi alcuni dati sono oggettivi, viva Dio, però c'è modo e modo, ti metto un voto che è più o meno gratificante. Allora, se questa gratificazione ti viene data con questo tipo di meccanismo, tu replichi il mio pensiero rispecchia il pensiero dell'autorità. All'epoca del fascismo c'era il Ministero dell'Educazione Nazionale e i professori dovevano aver giurato fedeltà al regime e quindi lo scopo dell'insegnamento non era tanto creare libertà di pensiero e di giudizio e diverse forme di pensiero, personale, critico e così via, ma era quello di indottrinare, inculcare determinati principi e quindi le valutazioni, i meriti, la carriera, anche oggi è così in realtà, però insomma, mettiamo delle parentesi, virgolette, entro certi limiti. E allora, la carriera, i meriti erano basati sul fatto che tu eri più o meno integrato. Tu pensi come penso io, come io ti dico di pensare. Bravo, certo, sei meno libero, sei etero diretto, non sei tu il centro della decisione morale. Io ti manovro come un burattino, io istituzione, io Stato, io sistema e così via. Quindi creo degli integrati, che è lo stesso meccanismo in cui funziona per esempio la pubblicità. La pubblicità come funziona? Gorgia ce lo insegna, ti ripeto all'infinito una determinata cosa, te la ripeto una, due, tre, dieci, cento volte, ti dico che va bene così, anzi che è figo essere così, e tu diventi così. Non c'è bisogno che te lo impongo con l'autorità, te lo impongo in maniera un po' più subdola. Ti dico che mangiare la farina di grillo va bene, è buona anche, fa bene, è anche moralmente corretto. Ma anche di moda, costa un po' di più, ma va anche di moda, c'ha un sapore leggermente mandorlato. E te lo ripeto una volta, due, tre, dieci volte, alla fine te lo mangi pure tu, la farina di grilli. Avete capito come funziona? Ecco, lo stesso vale per la religione, ma non a caso chi studia marketing oggi, chi studia marketing, studia la psicologia delle folle, la psicologia di massa. E che cos'è la psicologia di massa, la psicologia delle folle, se non l'ABC dell'esercizio del potere tramite religione? Cioè, i grandi studiosi di marketing, da chi hanno imparato? Dai francescani, dai domenicani, dai benedettini, dai gesuiti, hanno studiato lì.
Poi i gesuiti erano ben altra impostazione e ben altri ideali, ben inteso. Però i meccanismi di persuasione sono esattamente gli stessi. Ora, che io debba persuadere lei, Allegra, perché sono convinto in buona fede discutibile forse, che persuadendola a fare bene la sua anima va in paradiso, la sto salvando, beh, è diverso. Se io invece devo persuadere lei, perché? Perché sono l'amministratore delegato di questo, di quella corporation, e che dunque non rispondo a Dio, non rispondo alla Chiesa, non rispondo a quell'autorità, rispondo semplicemente al consiglio di amministrazione e agli azionisti della mia società, ai quali interessa l'aumento degli utili, punto. Quello è il fine. Devo vendere di più, anche se il mio prodotto magari è scadente o fa male, ma questo mi interessa fino a un certo punto. Mi interessa finché non crea un turbamento nell'opinione pubblica, ecco. Ma insomma, pecunia non olet, come diceva Vespasiano. I meccanismi sono gli stessi. Allora, quando arriva un personaggio come Socrate, che ti mette in discussione i meccanismi, ma non perché ti contesta a priori, ti chiede semplicemente perché hai fatto quella scelta, tu sai che cosa stai mangiando, adesso sto attualizzando la questione e la vediamo dal punto di vista del consumatore odierno. Perché stai facendo questa cosa? La stai facendo? Ti sei veramente convinta che è giusto farlo? Oppure come ci sei arrivata? Ti fa veramente bene? Sì o no? Basta fare queste domande per creare truppe di persone dotate di un minimo, massimo di senso critico e quindi non più facilmente manipolabili. Non più facilmente manipolabili, al punto che oggi Socrate, o chi per lui, agirebbe attraverso la rete, probabilmente, no? È lì il luogo dove si forma, in maniera becera, per molti versi, la cosiddetta pubblica opinione. Chi mette in discussione questo è un nemico del sistema, un nemico pericoloso, pericolosissimo, è molto più pericoloso questo nemico qui, che ti insegna a chiedere perché e che ti fa crescere da bambino, lo dice Gesù, dovete tornare come bambini per entrare nel regno dei cieli. E perché dovete tornare come bambini? Perché i bambini si chiedono continuamente perché, almeno se lo chiedono finché poi gli adulti non gli mettono il bavaglio e gli ammazzano la fantasia. Allora, se diventare adulti significa non chiedersi più perché, non avere più curiosità, essersi messi o fatti mettere il bavaglio, cioè essere diventate delle persone assolutamente ordinarie, perfettamente adattate. Per usare l'espressione di Heidegger, questo filosofo novecentesco, vivere all'insegna della inautenticità. Non vivi la tua vita, vivi la vita di qualcun altro, vivi in base al si dice, al si fa. Faccio così, penso così perché così pensano tutti. Non sono più persona, sono un individuo inserito in una folla. Tutti uguali. L'illusione di oggi è che siamo tutti diversi. Ci insegnano sulla carta la diversità e questo insegnarsi la diversità fluida per le scelte sessuali, per le scelte di gusto, per le scelte dell'abbigliamento, in realtà finiamo con l'essere tutti assolutamente uguali sotto questo profilo, tutti manipolabili. Tu vuoi la camicia azzurra, benissimo, tu vuoi la camicia viola, ma alla fine quello che conta è che tu compri qualcosa. Compri qualcosa oggi e fra un mese la devi cambiare. Perché? Perché il mercato si deve continuamente espandere, si devono creare dei desideri più o meno fittizi e così. Allora, capite, adesso ho fatto gli esempi tratti, ripeto, dall'attualità, capite che chi mette in discussione questo, chi si chiede perché, ma perché devo fare così, è un personaggio sommamente pericoloso. Questo è il motivo per cui Socrate viene messo a morte. E i sofisti, i vari sofisti, condannati all'esilio, processati in contumacia, perché hanno in comune questo tipo di discorso. Perché nella scuola abbiamo la possibilità di studiare queste materie? Perché danno per scontato che impari a livello nozionistico e non a livello di ragionamento? Allora, una volta era così.
Oggi, Alessandra, parliamoci chiaro, ma che tipo di pericolo può rappresentare il fatto che il sottoscritto in questo contesto stia parlando con voi, qualcuno sta a sentire di più, qualcuno sta a sentire di meno, di questo tipo di argomenti? Quando la vostra... Tu guarda un attimo, guardate un attimo, vi invito a guardare la realtà, come funzionate voi, ma non perché voi siete particolarmente bravi, intelligenti, io vi amo tutti quanti indistintamente, questo lo premetto, ma perché il potere di queste parole o il lavoro che facciamo in classe, alla fine, di fronte a quella che è la mentalità di fondo, a cui voi siete stati ben addestrati sin dalla più tenera età, cioè fai bravo e ti do 6, fai bravo e ti do 7, e poi ti do il diploma, e poi c'hai i crediti, e poi c'hai i debiti, e poi c'hai il diploma, e poi dopo il diploma, che ti sei comprato con qualche sforzo, ma ora non va più di moda, se c'hai i soldi puoi tranquillamente non sforzarti più di tanto, lo sappiamo come funziona, avrai l'accesso a, per avere poi tanti altri soldi. Allora, siccome noi ragioniamo così, e il sistema vuole che noi ragioniamo così, questo non lo puoi mettere in discussione. Voi siete già abituati a questo tipo di cosa. Io posso dire quello che mi pare, fare quello che mi pare, ma anch'io sono parte del sistema. Io non sono assolutamente nessuno. Tipo leggere Socrate, anzi di Socrate no perché non ha scritto nulla, di Socrate, leggendo Platone, 10.000 volte. Forse qualcosina lì, qualche punto più o meno nascosto della tua coscienza, qualcosa cambia, noi ce lo auguriamo. Ma che pericolo rappresentate voi per il sistema? Che cosa può fare? Io infatti... Questa roba qui adesso ci serve, ma io gli strumenti, questo tipo di strumenti, la realtà aumentata, la virtualità, 4, li bandirei completamente, proprio li bandirei per motivi, ecco, ideologici. Ecco, io vi esprimo una ragione ideologica. Quelle poche ore che state in classe, che stiamo in classe, le dobbiamo dedicare a fare cose vecchie, antiche, che non facciamo mai. Cioè a dialogare, a parlare, guardandoci negli occhi, a fare cose che facevano una volta gli umani, coltivando l'oralità e la scrittura. Perché per tutto il resto del tempo, e in maniera assolutamente automatica e nella stragrande maggioranza dei casi acritica, voi, noi, tutti quanti, facciamo che cosa? Facciamo, usiamo in maniera più o meno acritica gli strumenti, dallo smartphone, alla TV, siamo continuamente connessi. Fai il login e sei connesso. Se non sei connesso, fateci caso, all'epoca la cosa peggiore che ti poteva capitare era, l'abbiamo visto con Socrate, essere esiliato. Oggi sapete come funziona? È la stessa cosa, ma non ti devono esiliare, non ti devono mandare a Tora Bora, all'isola di Pasqua per esiliarti. Basta che ti cancellano il numero del telefono. Basta che ti cancellano lo SPID, l'identità virtuale. Tu, cittadino, consumatore, giovane uomo, giovane, tu non esisti più. Basta che ti bloccano la carta di credito. Basta questo. Sei fuori, sei out. Non esisti più. Sei esiliato. Ti puoi ribellare quanto ti pare. Vai in piazza, vai a prendere. Con chi te la prendi? Un mucchio di individui, un mucchio, noi siamo un mucchio di individui, non siamo una comunità. Tendenzialmente non siamo più una comunità. La community è quella che sta online. E non è una comunità. Non ci sono scambi umani, è una farsa, è un teatro, è Matrix, va bene? Non perché non sia una cosa utile e carina, forse anche utile e carina sotto certi aspetti, ma quando ti manca l'anima, adesso ne parliamo perché questo è l'argomento di Platone, quando ti manca l'anima ti manca tutto, tutto, tutto. L'eros diventa pornografia, omologazione. Allora noi... che ci piaccia o meno a livello sistemico, questo tipo di attività, quelle che fanno comunità, quelle che fanno anima, quel libro che stai leggendo parla anche di questo, fare anima, Hillman, le attività che fanno anima non le pratichiamo più. Quindi tu ti puoi leggere 10 volumi, qualcosina magari ti fanno, ma se poi non lo pratichi, se poi quello che pratichi dalla mattina alla sera è quell'altro tipo di atteggiamento che ti spinge a essere integrato, acritico, abulico, ansioso, depresso, dipendente dal consumo,
Che pericolo può rappresentare l'insegnamento della filosofia? Che ben inteso, c'è solo in Italia, è solo nei licei, ancora, non so perché ancora non l'hanno cancellato. Non l'hanno cancellato perché alla fine non fa male a nessuno, perché poi noi siamo abbastanza, come dire, pesanti per cambiare le cose, ma nella maggior parte degli altri paesi non esiste, anzi in nessun'altra parte, forse qualcosina in Francia. In Giappone hanno lasciato 5 materie: giapponese, inglese, informatica, tecnica finanziaria e matematica. Queste 5 cose devi saper fare. Punto. Letteratura. Ma a che serve la letteratura? Sì, quel po' che basta per capire le istruzioni di Google per far funzionare la macchina. Devi saper produrre un testo complesso, criticamente fondato, devi argomentare tu, devi ragionare tu. Ma manco per niente, c'è ChatGPT che lo fa al posto tuo, andando a prendere le informazioni da Google. E anno dopo anno, lo vedo perché io sto qui e quindi me ne rendo conto, i vostri iscritti, non i vostri personali, ma di generazione in generazione, sono sempre meno argomentati, non ci sono nessi logici, tra una proposizione e l'altra manca la conseguenzialità. A volte io vedo, leggo una serie di proposizioni, magari anche dal punto di vista delle conoscenze, dei contenuti, anche tutto sommato corrette, il che testimonia che vi siete letti il manuale, ma tanto fa, punto, basta, oltre a quello non c'è un ragionamento, non ci sono dei nessi connettivi, poi il senso critico non ne parliamo nemmeno. Allora, che pericolo può rappresentare? Ecco perché ce lo fanno fare, Alessandro, risposto. E tu dici, ma come? Guarda un po', noi che facciamo? Lo so che la mia è un'affermazione tutto sommato pessimista, in realtà non è pessimista, perché se io sto qui a fare questi discorsi ancora è perché ci crediamo, ma non perché vogliamo cambiare il mondo, perché non possiamo fare se non quello che facciamo. Allora vi invito, seguendo il vostro daimon, negli anni a venire, nel corso della vostra esistenza, a trovare, prima lo dovete trovare il daimon, cioè quello che non potete non fare, quella che è la vostra ispirazione di fondo, e a seguirla e a difenderla e a proteggerla contro tutte le intromissioni e le piaggerie del sistema, dei sistemi. Abbiate cura di voi stessi, se non lo volete chiamare daimon, chiamatela anima, spirito, non so, sono termini desueti, per carità. Ma è questa l'essenza dell'insegnamento. Siccome io ci credo, non perché sia un articolo di fede, ma perché non posso farne a meno, o forse sì, un articolo di fede. Ecco, mettiamola così. Va bene? E io cerco di trasmettere questo a voi. E vedo che quando cerco di trasmetterlo qualcuno recepisce. E poi bisogna vedere se questi semi un domani fioriranno, non lo so, spero di sì. Il punto è esattamente questo. Quindi è il modo in cui noi ci rapportiamo alla cultura, alle informazioni, alle nozioni, cioè in ultima istanza al sistema. Dovete diventare pericolosi nel senso buono del termine. Uno che pensa con la sua testa è pericoloso. Non è pericoloso per un regime democratico, ma il nostro è un regime democratico? Sì, forse no, fino a un certo punto, ma la democrazia, poi ve ne parlerà Spinelli, ma la democrazia non è un qualcosa di dato, di assodato una volta per tutte. È pratica costante che si basa sul perché, sul domandarsi perché di generazione in generazione. È pratica costante. Se smettiamo di farlo, è un po' come l'attività fisica. Faccio allenamento, non è che mi alleno una volta e ho di muscoli così. Mi devo allenare tutti i giorni. Non è che mangio oggi, domani non mangio. Dopodomani forse mi mangio una crosta di pane e devo mangiare tutti i giorni, se no muoio di fame. Non so se mi spiego. Non è che amo oggi, ho amato oggi, vabbè, ti amo, basta, abbiamo amato e tanti saluti. Devo amare tutti i giorni. Lo stesso vale per la democrazia. Se si basa sul dialogo, se si basa sul senso critico, dobbiamo allenare questi muscoli, quelli del dialogo e del senso critico. Se non li alleniamo, formalmente il sistema rimane democratico, lo era pure quello che ha condannato a morte Socrate, era democratico, però ha condannato a morte Socrate. Formalmente rimaniamo democratici, di fatto non siamo democratici. Democratici di che?
Mi spiego? Se siamo educati, se cresciamo da servi qui dentro e qui, perché non sappiamo più amare, non sappiamo più pensare, sulla carta puoi anche essere libero, ma sei un servo comunque. Meglio il servo della gleba che pensa per conto suo, in un certo senso. Quello almeno è un po' più libero. Può andare a fare castagne, noi nemmeno quello, insomma. Ma noi siamo liberissimi, oggi è il momento, è il massimo della libertà, della democrazia, salvo il fatto, ripeto, che se ti disattivano il cellulare, lo smartphone, tu non esisti, cessi di esistere. Vi ricordate, l'avete fatta l'esperienza, l'abbiamo fatta tutti quanti, forse in quel momento era necessario, ma insomma, forse sì, forse no, non lo so, sospendiamo il giudizio, con il Green Pass, no? Ora, voi giovani siete stati toccati pesantemente, ma insomma, mettetevi nei panni di un padre di famiglia che non poteva andare a lavorare, perdeva lo stipendio, il sostentamento della propria famiglia. È accaduto questo, non è che è accaduto 20 anni fa, è accaduto ieri, l'altro ieri, accadeva fino all'altro ieri. Poi a un certo punto ha smesso di diventare importante, circa un anno fa, febbraio dell'anno scorso, quando è scoppiata la guerra, siamo passati da una guerra a un'altra guerra. Da una forma di terrore a un'altra forma di terrore. Allora ti spengo quello e tu non puoi andare in palestra, tu non puoi andare al ristorante, tu non puoi uscire con le tue amiche, ti invitano, no, io non posso entrare. Ecco, basta quello, avete capito? Ora, quello è uno strumento potentissimo, bisogna vedere come viene utilizzato questo strumento, va da sé. Magari utilizzato da personaggi particolarmente illuminati, da platonici doc, che hanno in mente il bene dello Stato, il bene della polis, e allora siamo a cavallo, anche se è meglio non fidarsi. Ma se finiscono nelle mani di un criminale? Ma che non deve essere un criminale? Come ve lo immaginate un criminale voi? Un assassino assetato di sangue? Mr. Hyde? Quello che va di moda, Hitler? È stato Hitler, no? Nella bocca. Ve lo immaginate così? Non è così, È uno che pensa agli affari suoi, punto. Che è assolutamente insensibile, a me non mi interessa assolutamente del suo destino, tutti uguali. Pensa semplicemente ad arricchirsi, di più, sempre di più. Gli altri non esistono, o se esistono sono qualcosa che sta lì in televisione, punto. Che empatia provate voi? Noi che empatia proviamo rispetto ai nostri simili? Ma non, difficilmente empatizziamo col compagno di banco, figuriamoci se possiamo empatizzare con il congolese che in questo momento sta morendo di Ebola, che ne so, o con la famiglia turca che è stata seppellita dalle macerie causate dal terremoto. Empatizziamo di che? Capiamo che cosa? Agiamo a comando, no? Avete capito come funziona? Quindi porsi queste domande, coltivare questo atteggiamento, che è quello socratico-platonico, significa diventare, Alessandra, dipende dall'epoca storica, dal contesto, significa diventare una pecora nera. Uno dice, no, scusa, sai, quelli che vanno tutti in una direzione, no? O girano tutti in senso... c'è questo film, Fuga di mezzanotte, no? Che girano tutti... in senso orario e lui si mette a girare in senso antiorario, che è un modo per significare il pensiero, il cosiddetto pensiero divergente. Pensate che anche il pensiero divergente a un certo punto è stato colonizzato, Steve Jobs, colonizzato dal mercato. Steve Jobs, morto, il fondatore della Apple, uno dei fondatori della Apple, think different. Pensa in maniera differente, sii creativo, creativo per poi creare un nuovo prodotto che viene, non creativo nel senso socratico del termine, ben inteso, pensa differente, o think pink, pensa viola, think pink, cioè ve ne rendete conto, pensa viola, vestiti in maniera, ogni riferimento è puramente casuale, per carità, allora, Sofia. Poteva dire pure think red o think yellow, sarebbe cambiato veramente poco. Allora, Platone, quando era giovane, come un po' tutti quanti noi, ma voi forse un po' di meno, generazione dopo generazione, si va perdendo, si era illuso che con la politica, mettendosi a fare politica alla maniera socratica, quindi chiedendosi perché, avendo di mira il bene,
il bene in senso problematico. Io mi chiedo perché, perché voglio veramente capire. E non ho la verità in tasca, se no non mi chiedo perché. Il bambino chiede perché, perché esisto, perché esiste la realtà, perché sto, perché mi avete fatto, può chiedere i genitori. Ma se uno le cose le sa, non si chiede perché. E guardate che è molto più difficile farsi la domanda giusta che dare la risposta. La risposta è semplice quando ci sono delle risposte preconfezionate, e la maggior parte delle risposte che noi abbiamo sono preconfezionate. C'è un gioco, può essere molto complicato, ma insomma alla fine la risposta si trova. Se riesci pure a montare la famosa sedia di Ikea, seguendo le istruzioni, alla fine la risposta c'è. Il problema è porsi delle domande, quelle domande che cominciano con perché, non tanto quelle che cominciano con come si monta la sedia, come si risolve quel problem solving che va tanto di moda. Devi risolvere dei problemi, eh? Brava, dico bravo, dico è molto utile, indubbiamente è utile, senso strumentale, ma non ti risolve il vero problema, che è chiedersi perché, che cosa è bene, cosa devo fare della mia vita prima di morire, a che cosa dedicarlo. Questo non c'è nei manuali, neanche in quello di filosofia, non c'è. E il problema, che è il vero problema, te lo devi porre tu in prima persona, oppure puoi anche fare finta di niente, ma il problema rimane lì, anche in evaso. Il problema di come riparare la caldaia, telefoni al caldaista, pure quello è complicato in realtà, e te lo risolve il caldaista. Il problema di che cosa fare della tua vita, a chi telefoni? Una volta al prete, andavi a confessare, che ne so, volendo, poi ti ripeteva sempre la stessa cosa. Poi c'erano anche dei padri abbastanza. Oggi a chi ti rivolgi? Allo psicologo. Vabbè, sì, d'accordo, ma lo psicologo ti aiuta in un percorso clinico, evidentemente. Non può darti delle risposte, non può aiutarti a capire, a dare senso e significato alla tua vita e a prendere delle decisioni esistenzialmente significative. Mi spiego, forse sì, direttamente o indirettamente, ma questo anche i genitori, perché gli amici. Una volta era la comunità. Oggi dalla comunità che cosa abbiamo? Quali insegnamenti abbiamo? Quali insegnamenti ci giungono dal mondo della politica, dalle istituzioni? Che cosa ci dicono? A voi che cosa avete colto? Ci tocca studiare la Costituzione quando quotidianamente viene, come dire, disattesa, spesso e volentieri, no? Viene disattesa dalla fattualità, dagli eventi. A pensarci in maniera chiara e distinta. Poi se uno si vuole bere la propaganda, va bene, l'illusione è facile, l'illusione è molto più facile perché è molto più rilassante, non ti stressa. Fa sto discorso, è stressante, sapete, noi umani siamo fatti così, ma anche gli animali sono fatti così. È meglio stare in posizione di riposo, cioè tu ti muovi quando sei sotto pericolo, è stress, è meglio stare fermi. Ma perché ci dobbiamo muovere nel senso intellettuale o anche fisico? Quindi è un mestiere complicato quello del filosofo. Infatti Platone va incontro a una serie di disavventure terribili. Uno si potrebbe chiedere, ma chi glielo fa fa? Chi glielo fa fa? Allora, prima Socrate perde la vita. Mi risposta più volte perché aveva un amico che era un parente del governatore di 368, 367, 361, fa tre viaggi a Siracusa, perché poi Platone ci prova, adesso ci arriviamo, ad applicare quella visione che lui ha ereditato da Socrate, visto che Atene non funziona, ci prova ad applicarla ad un'altra realtà, nella fattispecie Siracusa. Quindi lui fa tre viaggi in Sicilia e per tre volte se la passa male, la prima volta addirittura viene venduto come schiavo. Quindi lui ci prova, poi viene preso prigioniero, liberato da Archita di Taranto. Insomma, Platone poi non è che si limita a dire, fa anche, ma insomma, finiamo di leggere questo. Quindi vedendo questo, cioè che hanno condannato a morte Socrate, che era il migliore degli uomini, e osservando gli uomini che allora si dedicavano alla vita politica, le leggi e i costumi, quanto più li esaminavo ed avanzavo nell'età,
diventavo vecchio, tanto più mi sembrava che fosse difficile partecipare all'amministrazione dello Stato restando onesto. Cioè, questa è una frase che potrebbe dire, ieri come oggi, chiunque si dedichi alla politica. È possibile fare politica nelle istituzioni rimanendo onesto? La risposta è no. La prima risposta che ci viene in mente, no. Voi pensate che chi arriva ai gradini più alti del potere è in grado di mantenersi onesto? Ma non ci arriva neanche, prof, in modo onesto. A parte che non ci arriva, ma chi arriva lì ha dietro una scia di cose di cui vergognarsi, mettiamola così, in senso morale, ma la morale qui conta poco, l'etica conta poco. Diciamo che a suo carico hanno, chi detiene il potere o altri che detengono, hanno tanti di quei dossier, tante di quelle cose sporche, che il tizio o la tizia che ha potere sulla carta è in realtà manipolabile, manipolato e manipolabile da altre fonti di potere. È chiaro? Deve rendere conto a qualcun altro, se no lì non ci arrivi, devi essere ricattabile. Ricattabile. Io ho pronto un dossier su di lui, se tu riveli le mie porcherie, io rivelo le tue. Eh? Il boss è quello della mafia, là, Matteo Massina Denaro, preso dopo 30 anni, stava lì sotto, ce l'avevano sotto casa. Perché non l'hanno preso per 30 anni? Perché non era ancora il momento di prenderlo. Beh, è evidente, ma solo un cieco non lo vedrebbe. È chiaro? Lo prendono quando ormai è malato terminale di cancro, così lo curiamo pure a spese dello Stato. Ecco, va bene così, nel senso che le cure non si possono, non si debbono negare a nessuno, non ci mancherebbe altro. Ma è chiaro il ragionamento? Niente, solo che ogni tot di anni tirano fuori questi personaggi che cambiano. Non lo so, ma Platone, noi sentiamo, Platone ci credeva che potesse cambiare, perché dice, ma a un certo punto ho dubitato che si potesse fare politica rimanendo onesto. Ne possiamo legittimamente dubitare anche noi oggi, no? Tu dici a maggior ragione la corruzione. Nel senso che alla fine, cioè, uno può dire è possibile rimanere onesti, però anche se la risposta fosse no, comunque noi ci dovremmo lo stesso affidare a delle persone, anche se non può, cioè, questo indubbiamente. Però se passa l'equazione, non la possibilità, che chi si occupa di politica non può fare a meno di diventare disonesto. Cioè che poi gli uomini siano tutti deboli, corruttibili, difettosi, e che ciascuno di noi è umano alla fine, va bene così. Allora, se le cose stanno in questi termini, esiste sempre la possibilità di fare meglio, la cosiddetta perfettibilità. Se partiamo dal presupposto che fare politica uguale, stabiliamo questa equazione, questa uguaglianza, o addirittura identità, fare politica uguale a essere disonesti. Ma politica come potere, oppure come di fare il bene della città. È quello che cerca di fare Platone, di insegnare nell'Accademia, il bene. Ma prima devi orientarti verso il bene, quantomeno porti il problema del bene, chiederti qual è il bene della comunità. È perché se tu non ti poni questa domanda, se il bene della comunità coincide acriticamente con quello che dice il capo del partito, con quello che dicono i mass media, o con la tua, col tuo piccolo, ristrettissimo, etero diretto ego, viva Dio, dov'hai? Che politica è? Mi sembra che la maggior parte però ragionino così. E la cosa terribile, allegra, sottolineo terribile, è che le nuove generazioni, a parte le nuove generazioni, sono totalmente voi, totalmente apolitici. La politica non conta più nulla, è stata proprio di sinistra. Ma quelli che si occupano di politica, si fa per dire, dai rappresentanti degli studenti, agli assessori, eccetera, eccetera, alla fine scimmiottano, non possono non scimmiottare nel senso di imitare, le scimmie sono dei nobilissimi animali, imitare quello che fanno le generazioni precedenti. Che ti puoi inventare tu? Voi siete incolpevoli, nel senso che voi fate quello che vi viene mostrato, vi viene insegnato a fare, che altro puoi fare? È chiaro? E vale per gli animali, vale per gli esseri umani.
Se io ti faccio vedere la politica in questi termini e tu non ti, o non ti interesserai di politica, o se ti interesserai di politica lo farai in maniera acritica, non ideale, il potere per il potere poi finalizzato al denaro, appunto. Il bene, che è il bene? No? Come? Quando Gesù Cristo viene messo davanti a Pilato, che cos'è la verità? Dice, io sono la verità, la via, la vita. Che cos'è la verità? Quid veritas, che lui giustamente, Pilato era uno scettico, addestrato alla filosofia greca, quindi si faceva una domanda che Platone avrebbe, come dire, fatto sua in un certo senso. Quid veritas, che roba è la verità? È anche piuttosto cinico il nostro Pilato, ma insomma, impossibile rimanere onesti, non era possibile fare nulla senza amici e compagni fidati, d'altra parte era difficile trovarne tra i cittadini di quel tempo, invece oggi, perché i costumi e gli usi dei nostri padri erano scomparsi dalla città e impossibile era anche trovarne di nuovi con facilità. Vedete che il nostro amico Platone, tutto sommato, è un conservatore, no? Dei vecchi valori, la lealtà, la fedeltà. Le leggi e i costumi si corrompevano e si dissolvevano straordinariamente, sicché io, che una volta desideravo moltissimo di partecipare alla vita pubblica, osservando queste cose e vedendo che tutto era completamente sconvolto, finì per sbigottirmene. In senso negativo, un trauma negativo questo, non è una meraviglia positiva. Cioè, vuoi dire, mamma mia, cioè, io sono stato educato così, un trauma, eh? Voi questo trauma non lo subite, nel senso che voi non siete educati alla politica, al bene, non lo siamo, anche se poi in fondo una scintilla dentro ciascun essere umano ancora ci sarà o no? Secondo me sì, Platone direbbe di sì, dobbiamo crederci. Io la vedo in Edoardo, per esempio, la vedo in tutti voi. Una scintilla c'è, sulla quale vale la pena lavorare, no? A un certo punto, vabbè, quando non vale più la pena. Continuavo, Edoardo, sì, ad osservare se ci potesse essere un miglioramento. Cioè, ormai lui è piuttosto disilluso, ma insomma rimane lì alla finestra, oh, magari, chi lo sa, la speranza è l'ultima a morire. E soprattutto se potesse migliorare il governo dello Stato, proprio politico. Ma per agire aspettavo sempre il momento opportuno, finché alla fine mi accorsi che tutte le città erano mal governate, mica solo Atene. Come dire, non è che ci sta solo Putin che è cattivo, anche la Cina, anche l'Iran, anche gli Stati Uniti, il Brasile, che ne so, il Congo. Ma non è che la politica, la mala politica è esclusiva di questa o di quella comunità. Perché le loro leggi, vedete qual è il problema, sono le leggi, non potevano essere sanate senza una meravigliosa preparazione congiunta con una buona fortuna. Deve avere anche un sacco di fortuna. E fui costretto a dire che solo la retta filosofia rende possibile di vedere la giustizia negli affari pubblici e in quelli privati e a lodare solo essa. Allora vedete che con la politica si coniuga un imperativo che è un imperativo epistemico, scientifico. Se non ci addestriamo alla conoscenza del bene, quantomeno problematizzando il termine bene, quindi se non facciamo filosofia come ricerca scientifica, come potremmo proporci di fare i legislatori e di creare delle buone leggi? La rovina degli stati è dovuta alle cattive leggi, ma le cattive leggi a loro volta derivano dall'ignoranza del bene, che a sua volta deriva dalla mancata problematizzazione di che cosa sia o meno il bene. E allora ecco che Platone si dà una risposta. Cosa devo fare, cosa dobbiamo fare per aiutare la polis, per aiutare i legislatori di domani? Dobbiamo educare le persone, i giovani, ecco perché la filosofia di Platone è paideia, è pedagogia, dobbiamo crescere una generazione di giovani all'insegna della filosofia, che si pongano il problema politico del bene, che lo conoscano e che poi possano diventare degli amministratori degni ai quali affidare per via meritocratica, non perché sono amici, nipoti di, ma per via meritocratica, perché sanno
non perché sono più bravi a parlare, più astuti, sono anche bravi a parlare, ma perché sanno che cosa è bene, si sono posti seriamente il problema e quindi saranno persone affidabili. A chi devo dare il potere? All'ultimo dei ciabattini? Al retore? A chi sa gestire il potere? Capite che Platone non è esattamente democratico, ma questo è evidente. Un voto, una testa, un voto? Una testa, un voto? No! Devono decidere e agire politicamente quelli che sanno. Quindi è una sorta di aristocrazia, quella che lui ha in mente, una, per l'esattezza è una sofocrazia, cioè il potere, Kratos, deve essere nelle mani dei sofoi, cioè dei filosofi. Alla fine uno dice io sono sapiente, quindi... Certo, chi lo dice? Chi lo dice se il tuo 80 la maturità vale tanto quanto l'80 che prende un ragazzo dello scientifico? Lo dice lo Stato, e lo Stato sono... Vabbè, d'accordo. Sono gli stessi che dicono che il classico è difficile, quindi non ci devi andare. Infatti, uno dei problemi fondamentali politici, che lo stesso Platone però affronterà nella Repubblica, un dialogo in 10 libri, che insomma, Politeia, è la seguente. Chi controlla i controllori? Che è esattamente il problema che avete posto voi. Cioè, chi decide chi è atto al governo in quanto sapiente? Bella questione, bella domanda, bella domanda. Dovrebbe essere la comunità, una comunità più o meno organica, una comunità in cui non ci siano tante diadi, ma ci sia la singola, un'unità. L'unità è la comunità. Quindi una comunità di intenti, per così dire. Ma insomma, di questo parleremo. E allora, continuavo sì ad osservare se ci potesse essere un miglioramento, no? E soprattutto se potesse migliorare il governo dello Stato. Vidi dunque che mai sarebbero cessate le sciagure delle generazioni umane se prima al potere politico non fossero pervenuti uomini veramente e schiettamente filosofi o i capi politici delle città non fossero divenuti per qualche sorte divina veri filosofi. Quando lui va a Siracusa, lui prova a diventare consigliere di questo Dionigi padre, poi Dionigi figlio, e quindi dice, vabbè, se non governo io, la mia cerchia di discepoli filosofi, magari provo a far diventare un filosofo il tiranno, e sarebbe una cosa perfetta, no? Un tiranno illuminato. Tiranno in greco non ha questa valenza negativa che gli diamo noi, necessariamente. Un capo politico illuminato, beh, sarebbe il massimo, no? Quindi devo educare le elite, le classi dei governanti a... E non solo gli uomini, anche le donne, perché Platone nella Repubblica, nella casta dei governanti molto ristretta, apre anche alle donne, anche se, diciamo, è un po' leggermente contro tendenza, Sì, assolutamente, poi ne parleremo, ma non esistono due lezioni uguali, Alessandra. No, io, siccome ogni volta parlo con persone diverse, fiutando l'aria che c'è, o anche l'urgenza del momento, quindi non è che esistano, se no in questa maniera tradirei quello che ho appena finito di dire. Cioè, che faccio? Ti ripeto quello che sta scritto sul manuale? Te lo leggo, aspetta, te lo leggo così tu te lo impari acriticamente e diventi un'altra integrata. Poi mi ripeti tutto, ti do 9, 10, applauso e ti ho rovinato. Cioè, ti ho rovinato, non ti ho dato la chance di sviluppare un tuo pensiero. Per sviluppare il tuo pensiero hai bisogno di conoscere Platone, ben inteso, eh? Ma lo spirito con cui compi questo tipo di operazione è completamente diverso. E la china è molto sottile, è molto difficile farlo intendere a un ragazzo della vostra età, ma pure a un mio coetaneo, per carità, diciamo a chiunque. Anzi, voi avete delle chance in più, perché siete ancora un pochino plastici, siete ancora un pochino vergini da questo punto di vista, non così disillusi, non così bacchettoni, non così integrati. Sui giovani si può lavorare di generazione in generazione per questo motivo. Quando arrivi a una certa età,
oddio, ti puoi mantenere giovane entro certi limiti, ma capite? Una volta fatta la testa, c'è poco da fare, te la porti appresso come un destino per tutta la vita. Ecco perché la pedagogia è così importante. L'altro passo, poi terminiamo, che vi volevo leggere, che però non sta sul libro, ma ve l'ho messo lì, che è sempre tratto dalla lettera settima. Questo, tuttavia, io posso dire di tutti quelli che hanno scritto e scriveranno dicendo di conoscere ciò di cui io mi occupo, per averlo sentito esporre o da me o da altri, e per averlo scoperto essi stessi, che non capiscono nulla, a mio giudizio, di queste cose. Lui qui sta iniziando, è un passaggio successivo della settima lettera, che è lunga 7-8 paginette, non è lunghissima, insomma, però io mi leggo soltanto questi due passi. Allora, lui qui sta prendendo di mira la trasmissione scritta, il libro, l'idea del libro. Platone vive in un'epoca di transizione tra l'oralità e la scrittura, l'abbiamo detto tante volte. E questo tipo di considerazione, guardate quanto in un certo senso è vera. Allora, quando lui va lì a Siracusa, Dionigi il giovane, a un certo punto sta a sentire le lezioni di Platone, poi dice, beh, io ho capito tutto, e si mette lui a scrivere dei libri. In cui dice anche una serie di fesserie, non ce l'abbiamo questi libri. Diventa arrogante, cioè usa un modello di conoscenza, quello accademico, per così dire, libresco, io so tutto, io declamo, io so un sacco di cose. E lì tradisce Platone, il maestro, e tradisce Socrate. Perché? No, peggio che i sofisti, perché i sofisti a modo loro sanno di non sapere, alcuni, anche se Socrate, io dubito che Gorgia fosse veramente convinto di sapere, fosse un grande professionista da questo punto di vista, quindi un sapiente, ma sì, non sanno di non sapere, diventano arroganti, usano quel, io so tutto, e ti insegno le cose così come stanno, le ho scritte sul libro, sta qui sul libro, sul manuale, e lui dice no, perché prima di sapere bisogna imparare ad essere. Se io so delle cose, in termini puramente concettuali, ma non le applico alla mia vita, se non sono veritiero, quelle cose non hanno nessuna funzione, non hanno nessun valore, anzi peggio, meglio una persona semplice, non così saccente, che è un termine negativo, no? Non così saccente, meglio l'ultimo dei semplici, umile, e più saggio e vive meglio del saccente, di quello che si riempie la bocca di formule vuote, ma che non sa essere. Qui non si tratta di sapere la verità in termini nozionistici, qui si tratta, ed è questo lo scopo del nostro insegnamento, di essere veritieri, di essere se stessi, di dire la verità, è un altro contesto, è quello esistenziale, a se stessi e agli altri, o per dirla in termini proverbiali, predicare bene e non razzolare male, in questo caso, ma in genere si razzola male. Prima devi essere, è lì che ti deve cambiare il logos, lì dentro. È chiaro? Se non ti cambia lì dentro, fa danni peggiori, perché tu corri il rischio di diventare un saccente. Peggio ancora, presumi di sapere. Cristo li avrebbe definiti dei farisei, sepolcri imbiancati, che vuol dire? Vuol dire questo. Marci dentro, fuori scintillanti di belle parole, ma marci dentro. E allora lui rimane deluso, no? Dice, ma io le cose più importanti non le ho affidate agli scritti. Guardate che dice, cioè come, 36 dialoghi, ma che ti dà la zappa sui piedi? Perché non è questa mia una scienza come le altre. Essa non si può in alcun modo comunicare, ma come fiamma s'accende da fuoco che balza, nasce d'improvviso nell'anima, dopo un lungo periodo di discussioni, divisu, sull'argomento, e una vita vissuta in comune, e poi si nutre di sé medesima. Cioè la verità, la vera scienza, quella che lui segue nell'Accademia Platonica e che aveva imparato da Socrate, è la vita in comune, è il dialogo guardandosi negli occhi, è lì che si crea anima,
non nozionismo astratto. È lì che si crea anima, quando le cose le sperimenti direttamente sulla tua pelle. Questo è il senso del dialogo socratico. Raccontate una storia vostra, autobiografica, dite possibilmente la verità partendo da voi stessi e ci ragioniamo insieme sopra per arrivare ad una definizione condivisa da tutti, dalla comunità. Questo è rivoluzionario. Ieri come oggi a maggior ragione. Qui siamo una serie di monadi. Fare questo è rivoluzionario, è quello che dice. È inutile che tu riempi altri scritti, altre formule, altri testi, se poi non hai fatto questa roba qui. È inutile se non guardi negli occhi le persone. È lì che si gettano i semi, nell'anima. Questo, tuttavia, io so che se ne scrivessi o ne parlassi io stesso, io Platone, queste cose le direi così come nessun altro saprebbe. E so anche che se fossero scritte male, molto me ne affliggerei. Cioè lui dubita anche della possibilità, lui, di scrivere, di comunicare la verità attraverso... Quindi sta mettendo, tra virgolette, anche i suoi stessi dialoghi. Innanzitutto non scrive dei trattati, ma scrive dei dialoghi, il più vicino possibile all'oralità. Ma lui dice, anche i miei stessi dialoghi, alla fine, se non ci sono persone che li leggono, che li praticano, sono carta straccia. Prendete l'accendino, vabbè, l'accendino non c'era, e bruciateli se non li praticate. È chiaro? Quindi io stesso me ne affliggerei, lui che è forse il più grande scrittore dell'antichità. Se prendete il vocabolario di greco, andare a cercare una parola, è molto facile che vi citi Plat, ci sia un Plat, un Platone, grande scrittore, no? Se invece credessi che si dovessero scrivere, rendere note ai più in modo adeguato e si potessero comunicare, che cosa avrei potuto fare di più bello nella mia vita che scrivere queste cose utilissime per gli uomini, traendo alla luce per tutti la natura? Cioè, se io fossi stato convinto della bontà, dell'utilità del libro in sé per sé, dello scrivere le nozioni, non mi sarei dedicato alla filosofia praticandola nell'accademia a contatto con i giovani, mi sarei messo a scrivere libri. Come dire, io non starei qui a parlare con voi, starei a casa a scrivere libri, poi vi do i libri, leggete, li comprate, sì, quando mai uno si compra un libro di filosofia, cosa più unica che rara, ma insomma non starei qui a parlare con le persone in carne ed ossa, starei, come filosofo, chiuso in qualche biblioteca a scrivere. Che fanno oggi i filosofi? Filosofi accademici? Sì, qualche volta insegnano, stanno nelle biblioteche a scrivere. Peggio ancora, qualcuno va addirittura in televisione. Peggio ancora. Ma la vera filosofia è lì con le persone. E noi in Italia siamo fortunati, almeno io sono fortunato, perché ancora esiste questo scenario qui, ma fuori non c'è niente. E questo scenario qui esiste per caso, finché decidono che esista. Fra un po' chiuderanno anche questo. Non c'è nessuna palestra, non c'è. Istituzionalmente parlando, avete capito? La riserva indiana, Fort Apache, qui è Fort Apache. Infatti l'anno prossimo non ci sarà più una classe X, no? Sì. Ma io non penso che tale occupazione, come si dice, sia giovevole a tutti. Giova soltanto a quei pochi che da soli, dopo qualche indicazione, possono progredire fino in fondo alla ricerca. Gli altri ne trarrebbero soltanto un ingiustificato disprezzo o una sciocca e superba presunzione. Quasi avessero appreso qualche cosa di augusto, cioè di enorme. Cioè, se io do i libri alle persone, se i libri finiscono nelle mani delle persone sbagliate, posso addirittura creare più danni, perché quelli si credono dotti, si credono sapienti, peggio, senza esserlo, sono ignoranti come zucche, non perché non mi sanno ripetere quello che sta scritto alla pagina 12 del manuale, ma perché non lo vivono. E se io prendo uno di questi qua e lo metto a governare una città, ma pure a fare rappresentante di istituto, voglio dire, a tutti i livelli, se io faccio un'operazione del genere, metto in un luogo chiave non solo uno che è ignorante, ben venga l'ultimo degli ignoranti, ma ci metto un presuntuoso o una presuntuosa che pretende di sapere senza sapere, perché ha acquisito una conoscenza puramente
letteraria, manualistica. Avete capito qual è? I libri sono una cosa eccezionale. Perché il libro è eccezionale? Il libro è eccezionale perché aiuta la memoria, come dice nel Fedro Platone, no? Vi ricordate il mito di Teut e Talmud? Ve ne ho parlato, no? È il Dio che dona al faraone la scrittura e il faraone dice sì, in effetti è buona, ma attenzione, non è così buona, va utilizzata cum grano salis. Come questi mezzi informatici, dipende da come diavolo li utilizziamo. Io non ce l'ho con i mezzi informatici, è ben inteso. Sono 30 anni che mi occupo di questa roba. Il primo libro su informatica, rete, internet e insegnamento della filosofia l'ho scritto nel 1997, quando voi ancora non eravate nati. Quindi sono 30 anni che me ne occupo quasi, 25, diciamo un quarto di secolo. Quindi gli strumenti sono utili. Ritengo tuttavia oggi che, siccome quello di cui siamo profondamente carenti è l'anima, coltivare l'anima, cultura significa questo, che questi mezzi qui, come lavagna vanno benissimo, ma che l'uso di questi mezzi qui in classe sia tutto sommato fuorviante, cioè va anche bene, ma siccome è il dialogo che non abbiamo fuori, abbiamo questi mezzi qui, sono onnipresenti, quindi io il cellulare in classe, francamente, ecco, lo uso per registrare la lezione, sta qui, usiamo questa roba qui per proporvi un testo, però ecco, dipende l'uso che se ne fa, cioè lo strumento è neutro, può essere usato bene, può essere usato male, spesso viene usato male, se cade nelle mani sbagliate viene usato malissimo. Quindi capito, qui c'è tutta la, diciamo, questi sono i principi fondamentali dell'intento. Avete capito di che abbiamo parlato oggi? Abbiamo parlato di che cosa Platone pensa del suo mestiere, del motivo per cui ha fatto filosofia, e questo motivo è sommamente politico. Poi si è reso conto che la politica deve essere affidata nelle mani di coloro che sanno. Cioè, che sanno perché hanno studiato, per così dire, ma non che hanno studiato sui libri in termini nozionistici, che hanno fatto un'esperienza di vita. E infatti, se tu ti volevi iscrivere all'Accademia Platonica, l'Accademia Platonica la fonda Platone in Atene, in un edificio vicino al tempio di Apollo Academos, e l'Accademia dura fino al VI secolo d.C., l'aiuto di Giustiniano, quindi ha una storia di quasi 1000 anni. Come istituzione, e le moderne università, no, si chiamano anche accademie, ma quelle delle belle arti si chiamano solo accademie. Quindi voglio dire, c'è tutta una tradizione che deriva da Platone, non è un personaggio di poco. Quindi l'istituzione che lui crea, la crea per formare i giovani. Vedete come ha preso veramente il testimone da Socrate, come l'influsso di Socrate è decisivo in Platone. E ha fuorviato, per fortuna, possiamo dire, ecco, possiamo anche essere schierati e parziali in questo caso, per fortuna ha fuorviato la mente di Platone. Se non avesse fuorviato la mente di Platone, la storia del pensiero occidentale sarebbe stata completamente diversa, perché poi da Platone prende spunto Aristotele. Aristotele è un discepolo dissidente dell'Accademia Platonica, a un certo punto fonda la sua scuola, che poi è molto frequente nell'antichità, che ogni tanto qualcuno se ne va via sbattendo la porta, dice no, adesso ricominciamo tutto da capo, il che vuol dire che viva la filosofia, no? Prego, dimmi. Platone si ricordava per filo e per segno tutte le parole che aveva pronunciato Socrate? Beh, allora, sicuramente avevano una memoria molto migliore della nostra. Perché? Perché la esercitavano costantemente, perché non ci stava, cioè, aspetta, non mi ricordo, aspetta, apro Google. Come si chiamava il tizio? Aspetta, vediamo su Google. Si deve ricordare tutto a memoria. I libri erano rarissimi, figuriamoci, quindi non lo so. Ovviamente, come tutti i testimoni, con tutte le testimonianze, Alessandra, c'è ragione di dubitarne. È una prospettiva. Sarebbe stato interessante avere, chissà se sono mai stati scritti, dei testi antisocratici. Di testi socratici ne abbiamo tantissimi. Di testi antisocratici, no. Sarebbe interessante andare nel passato e intervistare quelli che erano Meleto, Anito, uno di questi qua, forse erano dei deficienti, come ce li fanno, o forse non erano dei deficienti, avevano le loro ragioni,
o intervistare, che ne so, Barabba, Pilato, che ne so, questi, Caifa, ecco, andare nel passato, anche loro, Giuda, un'intervista con Giuda, come la vedi? Ecco, sarebbe bello, però ecco, questo non lo possiamo fare, non abbiamo le fonti, chissà che non salti fuori qualche cosa. Ma sarebbe ancora più, è una cosa però bisogna dirla, che l'interpretazione di Platone sui sofisti è stata esiziale, io questo ve l'ho detto, al punto che siccome è passata la linea di Platone, i sofisti sono diventati dei veri e propri nemici pubblici del filosofo, i sofisti sono quelli che non hanno di mira la vera scienza, l'onestà intellettuale, ma sono intellettualmente disonesti. Sono truffaldini, usano le parole per, che non sono deficienti, non sono degli ingenui, tutt'altro che ingenui, però ecco, questa visione gloria, boh, forse in parte andrebbe rivista, però rimane il fatto che noi Protagora, Gorgia e altri sofisti, Trasimaco, li conosciamo soprattutto attraverso Platone, che ha scritto un dialogo che si chiama Gorgia, un dialogo che si chiama Protagora, in cui alla fine, con molta ironia, vince lui, vince Socrate, il personaggio Socrate. Pensate che Platone nei suoi dialoghi compare soltanto 3 volte, cioè usa il proprio nome, parla di Platone, lui parla sempre in terza persona o fa parlare Socrate, se no parla di Platone una volta nel Fedone per dire che in quel momento Platone era malato, non è potuto venire, cosa abbastanza grave.